Calderoni, Massimo. Buongiorno. Ragazzi, non ci spingiamo. No, 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 non cominciamo, Non cominciamo. Tirano giù lo scatolone? Si può aprire quello del si apre. Dai, apri. Figlia. Figlia la scatola, eccoci. Ecco uno sguardo, grazie. Oggi come forza di opposizione offriamo agli italiani 3 milioni di firme per cancellare alcune leggi ingiuste. La prima è la legge Fornero, per cui depositiamo 600.000 firme per restituire diritti acquisiti, dignità a lavoratori esodati, giovani e pensionati. E poi la legge Merlin per regolamentare la prostituzione, la legge Mancino che processa le idee, le prefetture, offriamo a Renzi la possibilità di fare una bella sforbiciata e un bel risparmio chiudendo tutte le prefetture come chiedeva Luigi Einaudi nel 1944, e poi un altro referendum sul lavoro, quello che riserva ai cittadini italiani la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici. Quindi sono, mentre altri si trovano per discettare di legge elettorale, noi offriamo questi 3 milioni di firme ai cittadini italiani. Matteo? 571.000 firme per la legge Fornero, quindi un enorme grazie ai militanti, ai cittadini da nord a sud, perché le firme sono arrivate da nord a sud che ci hanno creduto da soli contro tutti, e quindi una bellissima soddisfazione. Speriamo di far votare gli italiani il prima possibile. Angoscia. Di là. Arriva a dichiarare il vicoletto adesso. Chi è che scarica tutta quella badilata di roba adesso? Adesso andiamo giù col furgone. Ma innanzitutto vogliamo restituire diritti acquisiti a persone che hanno maturato questi diritti, hanno pagato questi diritti, hanno diritto di andare in pensione lasciando il posto a dei giovani. Questo è fondamentale. E poi è giusto legare l'età della pensione ai contributi effettivamente versati, per carità di Dio, ma senza fare strage di milioni di italiani lasciati in mezzo a una strada senza pensione e senza lavoro. C'è il referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, su cui andiamo avanti a lavorare per tutto il mese di luglio. Fa caldo, però vabbè, i miracoli a volte accadono. La Lega si mette a disposizione del centrodestra e dell'alternativa alla sinistra, chiedendo coraggio, coerenza, compattezza e proposte. Noi oggi parliamo non di legge elettorale, ma di pensioni, di sicurezza, di lavoro, di famiglia, di valori, e quindi vogliamo che riparta l'alternativa Renzi, perché si sgonfierà presto come si è sgonfiata la nazionale di calcio ai mondiali. Sì, io temevo una campagna. Ma quindi entriamo? Non si entra di lì. Cosa pensate di vedere la nazionale non correre ieri? Una squadra senza anima, senza palle. Mi piacerebbe che il campionato italiano tornasse ad avere il limite dei 3 stranieri in campo, così magari c'è qualche italiano in più che gioca senza andarlo a cercare sul Lungotevere la sera. Sono costate sudore e fatica, quindi stringiamo al cuore ste firme. Un attimo qui in basso. Non abbiamo problemi di gruppo, di presidenza o vicepresidenza di commissione. Noi settimana prossima siamo a Strasburgo e cominciamo a combattere sui temi più importanti per l'Italia, quindi difesa della nostra agricoltura, della pesca, del turismo, del commercio, dei piccoli contro i grandi, perché Renzi farà il portavoce dei grandi, delle grandi banche, delle grandi aziende agricole, delle grandi multinazionali. Noi porteremo in Europa la voce dei piccoli, di quelli che fanno la forza e la grandezza dell'Italia. Come facciamo? Lo facciamo, seguiamo con le scatole.